Spesso no, si chiede, c'è una grande confidenza davanti alle telecamere o su un palcoscenico. Poi tu però sei stato amico anche di molti dei tuoi ospiti, chiamiamoli così, no? Sei diventato, ed era più semplice, perché adesso l'impressione che si ha, uno fa l'ospite, cioè si saluta, si finge davanti al pubblico una grande confidenza, una grande familiarità e poi finisce tutto lì. Era diverso? No, io diventavo amico anche degli stranieri. La prima volta che venne a trovarmi Sean Connery, 007, ed era uscito col Goldfinger, era un successo mondiale, e io l'ho ospitato, lui molto cordiale. Poi col Goldfinger c'era una musica bellissima cantata da Cini Bassi. Goldfinger! Io dissi nell'intervista, dico, certo, Connery, che c'è una canzone bellissima, una colonna sonora del film, ah, c'è molto bella, dico, si potrebbe anche ballare. Lui tranquillamente, perché non lo facciamo? Dico, non possiamo perché non c'è una donna, la faccio io. E io ho ballato col finger con Sean Connery che faceva la donna. L'ironia, Milos Forman, che è morto pochi giorni fa, che venne con qualcuno del cuculo, e poi aveva fatto tanti film importanti, aveva fatto Amadeus, tutta gente che si concedeva, perché gli americani adesso li trattano, gli stranieri, facendo interviste in albergo, ma non funziona in albergo, l'ospite deve venire in studio, deve sentire il calore del pubblico in sala, vero, che è una ritrazione del pubblico che sta a casa. E quindi questo rapporto con il cinema internazionale si è un po' perso, con il teatro internazionale. No, è vero, perché adesso ti danno 7 minuti in albergo e sono tutto uguale. Un discorsetto uguale per tutti. Deve entrare nel clima. Robert De Niro, quando arrivò a Domenica Inn, dissero, Robert De Niro, il suo agente parla soltanto per 10 minuti, va bene. Faremo 10 minuti, ne abbiamo fatti 50, perché si è sfogato, si è trovato bene e ha parlato.